Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nel scenario molto suggestivo della Rocca Malatestiana. Posto bellissimo, molto, suggestivo, sì. Veramente molto molto bello, dove l'associazione Mille Voci e Work in Progress hanno organizzato una serata, veramente molto molto impegnativa. E siamo con Fabrizio Gatti, giornalista dell'Espresso, possiamo dire esperto di mafia, perché non si è mai abbastanza esperti, perché bisogna sempre indagare e seguire. Poi ci sono altri colleghi che poi seguono in modo specifico la mafia, come Lirio Abbate all'Espresso, però ho seguito tanti anni la criminalità, in particolare dal 91 in poi e negli anni della peste, che è il libro da cui poi è tratta questa serata, questo incontro, questo racconto attraverso 20 anni. Si parte dalla piccola mafia quotidiana, quella dei nostri quartieri, e si dà un quadro della mafia che condiziona la storia d'Italia degli ultimi 20 anni, sì, e tuttora oggi. E la sta condizionando sempre più pesantemente, almeno da quello che si può vedere, che si può intuire anche. Ma ci sono alcuni aspetti, tra cui alcuni protagonisti citati in questo racconto, che non hanno mai pubblicamente spiegato cosa ci facevano in alcuni ambienti prima che diventassero politici, prima che entrassero in Parlamento. E sono domande che gli italiani non dovrebbero mai scordare di porre, dovrebbero pretendere risposta, e se un politico le risposte non le dà, se ne deve semplicemente andare. Uno di questi personaggi, tra l'altro, l'abbiamo avuto anche come Presidente del Senato per lunghi anni, ed è uno dei protagonisti del libro Gli anni della peste. Certo, il racconto che ci ha fatto ci ha lasciato veramente ammutoliti, insomma, ci ha fatto capire la gravità della situazione, cioè perché materialmente la mafia e questa mentalità mafiosa stanno influenzando veramente pesantemente la vita democratica dell'Italia e la stanno snaturando, sembra quasi. Ma mi viene da fare una battuta, si parla di trattativa tra Stato e mafia e quasi mi convinco che la trattativa effettivamente non c'è mai stata, perché la mafia ha ottenuto tutto quello che voleva o quasi dallo Stato, non aveva più bisogno di trattare. E io da giornalista, da testimone, il giornalista è un testimone, ho ricollocato le tessere del puzzle cercando di dare un filo comune a tante cose che ho vissuto e alle domande che mi sono posto, e questo è Gli anni della peste ed è anche il racconto fatto questa sera che poi continuerà a girare, e questo ci dà uno spaccato tremendo dell'attualità. Io credo nel libro e nel racconto di stasera abbiamo ricordato quell'intervista pubblicata dal Corriere della Sera a Gherardo Colombo, che parla di un paese sotto ricatto e sembra di sentire parole pronunciate oggi, perché si calano benissimo nella nostra realtà e nell'incapacità del nostro paese di darsi uno scatto di dignità, che vuole dire pretendere onestà e pretendere coerenza da chi ci rappresenta. Purtroppo lo vediamo, la stessa legge elettorale è stato un colpo di mano che ha depauperato i cittadini dal loro unico diritto, che è quello principale in una democrazia, di scegliere i nomi che vogliono mandare in Parlamento. Certo. Sembra quasi che lo Stato di diritto sia stato svuotato dal di dentro, cioè adesso vediamo anche le ultime leggi che escono, sono leggi praticamente inattuabili, per cui c'è un superamento di fatto dello Stato di diritto. Per superare tutto ciò, secondo lei, è indispensabile indubbiamente una lotta, la lotta che stanno portando avanti sia le forze dell'ordine che la magistratura, ma non ritiene che ci voglia anche una sorta di rivoluzione culturale da parte di tutti per battere definitivamente questa mentalità assurda? Ma è proprio questo, il lavoro d'indagine, il lavoro giudiziario non basta se poi le organizzazioni politico-criminali hanno consenso, no? Il lavoro resta inutile, e la svolta è il cambiamento, è proprio il cambiamento culturale. Io in questo, qui siamo sul tavolo dove abbiamo fatto questo spettacolo, porto sempre con me una sveglia che è un po' il simbolo, serve a me come bussola nel mio racconto, ma è anche un po' il simbolo di quello che dovremmo fare tutti noi, cioè svegliarci e pretendere, è un diritto pretendere un paese pulito. E purtroppo in questi anni ne abbiamo subite talmente tante che un po' forse ci siamo intorpiditi, ma anche come giornalisti il problema è che se i fuorilegge sono pochi è facile, come dire, sì, processarli e riportare l'onestà nel paese.
se fuori legge sono tanti, tolto uno ce n'è subito un altro che lo sostituisce. Esatto. Questo è il dramma culturale del nostro paese. Ricordare, avere memoria del presente è il primo passo importante, per cui vale la pena leggere non solo gli anni della peste, ma leggere, informarsi, però sì. Poi fare... per capire anche quello che sta accadendo. Sì, ma da qui poi pretendere, dobbiamo pretendere l'onestà. Non è, essere onesti non è una posizione politica, è un dovere civile di ciascuno di noi, compresi chi ci rappresenta. Chiedere onestà negli ultimi 20 anni è stato fatto passare come un atteggiamento contrario o di parte, no? Chiedere onestà è il principio da cui bisogna muovere. Io mi sono convinto, rimettendo e ricollocando i puzzle, scrivendo gli anni della peste, ogni volta che lo presento in questo modo, mi sono convinto dell'esistenza di due stati, quello dei funzionari, dei politici anche onesti, e uno stato parallelo che invece, come con il suo piede, il pugno di ferro, ci impedisce di essere liberi. Tutto questo si traduce poi anche in un costo economico. Esatto. E questo è il notevole, costo della corruzione, notevole, il costo della corruzione. Bene, grazie intanto, grazie del racconto che ci ha fatto di questa intervista, e raccomando ai lettori Fabrizio Gatti e Gli anni della peste. Grazie. Una lettura molto interessante. Grazie a voi. Grazie.